Ciao, fai questo e l'ansia se ne va. Un approccio semplice per lasciare andare la tua ansia. Spesso si dice che l'ansia mi è venuta a trovare. Quindi, se l'ansia ti è venuta a trovare, magari ci sono altre emozioni, no? Altre emozioni che ti possono venire a trovare. Magari la gioia, la felicità, la spensieratezza. Ti spiego come fare in questo video e mi raccomando, questo è un esercizio che dovrai fare e che potrai fare tutti i giorni. E per questa strategia anti-ansia, che uso anche nel mio percorso Libera l'anima e vola con lei, dove guido le persone ad uscire dalla gabbia dell'ansia, appunto, avrai bisogno di una canzone che ti ispira tantissimo. Ok? E poi dovrai semplicemente farti venire a trovare dalla gratitudine. Ma bando alle ciance, dai, ecco che ti spiego come fare. Quindi, canzone di sottofondo e poi inizi a massaggiarti qui, sopra la testa, in questo modo. Questo è un punto energetico e molto importante per cambiare i nostri pensieri. E quindi inviti la gratitudine dicendo magari, ad esempio, sono grata del mio corpo, sono grata di poter usare le mani e di camminare. Sono grata che ho cibo nel frigo, sono grata che ho la vista e posso vedere giocare i miei figli. E quindi attivando la gratitudine dentro di te e continuando così per almeno 10 minuti, ad occhi chiusi, ti accorgerai di sentirti magicamente più gioiosa. E se continui, vedrai che arriverà a te la felicità per una energia super positiva. È tutto, dai. E quindi ricordati una cosa importantissima, se sei felice non ci può essere l'ansia. O sei così, no? Quindi o sei nell'ansia o sei felice. Fai questo esercizio e fammi sapere com'è andata. E ti ricordo anche che dall'ansia si guarisce. Se sono guarito io, dopo più di 15 anni di uno stato ansioso con attacchi di panico, puoi guarire anche tu. Un abbraccio.